Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. Ok. Buonasera a tutti. Buonasera. Cari amici ascoltatori, benvenuti a Senza Frontiere, il talk show settimanale e internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Salutiamo anche gli amici ascoltatori di tutto il mondo che ci seguono attraverso le antenne di altre emittenti quali Kijana Radio Arte e Radio Nuestra America Online. Conducono il programma in videoconferenza Jean Bruschini, che sono io dall'Italia, scrittore e promotore culturale, Veli Bogoeva dalla Spagna, scrittrice e poetessa, Anna Giordano dall'Italia, scrittrice e poetessa, Rosario Morales Vargas dal Messico, poetessa, Sofia Calvo da Lima, Perù, designer, avvocato, progettista, scrittrice e inventrice. E Juan José García López dalla Spagna, pittore, poeta, promotore culturale. Nella prima parte a rotazione i vari ospiti si presenteranno velocemente. Al termine dei saluti, i presenti parleranno delle loro attività culturali. Essendo il programma diffuso in tutto il mondo in italiano e spagnolo, i contenuti saranno bilingue. Ora lascio la parola a Veli. Buenas noches, queridos amigos oyentes, bienvenidos a Sin Fronteras, el programa semanal e internacional dedicado al arte y la cultura. Saludamos también a los amigos oyentes de todo el mundo que nos siguen a través de las antenas de otras emisoras como Chillana Radio Arte y Radio Nuestra América Online. Conducen el programa en videoconferencia Gian Broschini, que desde Italia se conecta y es un escritor y promotor cultural. Yo, que soy Beli Bogoeva, desde España, escritora y poeta. Anna Giordano desde Italia, escritora y poeta. Swat Hadi desde Benghazi, Libia, que es escritora, actriz y poeta. Rosario Morales Vargas desde México, que es poeta también. Sofía Calvo desde Lima, Perú, que es diseñadora, proyectista y escritora. Y Juan José García López desde España, que es pintor, poeta y promotor cultural. En la primera parte, por turnos, los distintos invitados se presentarán brevemente y al final de los saludos, los presentes hablarán de sus actividades culturales. Como el programa se difunde en todo el mundo, en italiano y en español, los contenidos serán bilingües. Y ahora le paso la palabra otra vez a Gian Broschini, quien nos va a introducir sobre el proyecto de Cultura Project. Grazie, Veli. Carissimi amici di Senza Frontiere, sono il fondatore di Cultura Project, insieme a questi altri amici, e vorrei parlarvi di questo progetto brevemente. La nostra è un'organizzazione di fatto internazionale, creata da artisti e per gli artisti. Il nostro obiettivo principale, che poi è la nostra forza, è quello di condividere il lavoro di ogni artista partecipante e farlo conoscere in tutto il mondo. Gli strumenti di cui disponiamo sono i social, la web TV Cultura, un magazine internazionale in formato elettronico e una rete di associazioni dislocate in tutto il mondo. Le nostre iniziative sono gratuite e tutti possono partecipare. Chi partecipa ovviamente è automaticamente entra a far parte dello staff. Bene, queridos amigos de Sin Fronteras, soy el fundador de Cultura Project y me gustaría hablarles de este proyecto.
La nuestra es una organización de hecho internacional creada por artistas y para los artistas. Nuestro objetivo principal, que es también nuestra fuerza, es compartir el trabajo de cada artista participante y darlo a conocer en todo el mundo. Las herramientas de las que disponemos son las redes sociales, la web TV Cultura, una revista internacional, Cultura Magazine, en formato electrónico, y una red de asociaciones distribuidas por todo el mundo. Nuestras iniciativas son gratuitas y todos pueden participar. Quien participa automáticamente pasa a formar parte del staff. Gracias. Y Gracias. bene. Ok, Beri. Bueno, yo soy Viri Bogoeva, soy búlgara, oriunda de Sofía, pero afincada en España desde hace 16 años. Soy docente y escritora, pero ante todo, ferviente amante del arte en todas sus variantes y manifestaciones. He creído siempre que caer en nuestro transitar por la vida es inevitable. Pero recuerdo también que no se ahoga quien cae en el agua, sino quien permanece en ella, sumergido en ella. Este mismo mensaje de superación y gratitud ante las adversidades es hilo conductor en la música del grupo estadounidense Imagine Dragons. El grupo de rock pop popular está de gira mundial con su Mercury World Tour y dio su primer concierto en el viejo continente, en la ciudad de Sofía, la capital de Bulgaria, mi ciudad natal, desde donde partieron para Dinamarca, su segunda parada en su gira europea. Pocas veces he podido apreciar un espectáculo de tal magnitud. Organizado como una historia, con su propia narrativa, se iban hilvanando las canciones para darle cuerpo a lo narrado, donde las más variadas emociones, como la rabia, la tristeza y la alegría, se fueron secuenciando ante las preguntas lanzadas, ante las miserias de la vida, como el Crash sobre la guerra, Follow You sobre la separación conyugal, Demons, la depresión psíquica y emocional, o Believer, el dolor como motor de creación y pulido de un mejor ser humano. Una secuenciación que da a entender el título elegido por el grupo para su concierto, Mercury, de Mercurial, para expresar los altibajos extremos de la vida, donde toda emoción tiene cabida y donde el objetivo es llegar a poseer la paz de espíritu ante las preguntas sin respuesta, porque la vida es al fin y al cabo un bello regalo y cada ser humano es el mundo entero para otro u otros seres transitando la tierra. La sensibilidad del grupo estadounidense se hizo presente una vez más en su cercanía y confidencias reveladas, como la depresión de Dan Reynolds, que es vocalista del grupo, contada por él mismo ante el público de unas 50.000 personas. Sus palabras sobre el nombre de la ciudad de Sofía y la tierra búlgara, o sobre la luna llena que brillaba en la cúspide celeste y a la cual Dan le dedicó algún verso de una canción una vez cantada hace mucho tiempo. El concierto fue abierto por el grupo de rock inglés Soft Play, un dúo que ya ha participado en conciertos de Prodigy, Kasabian, Jamie T o Wolf Alice. Y aquí os pasa la palabra a Anna Giordano. Buonasera, sono Anna Giordano e traduco il testo di Veli Bogoeva, una bulgara di Sofia che vive in Spagna da 16 anni. Lei dice: sono insegnante e scrittrice, ma soprattutto una fervente amante dell'arte in tutte le sue varianti e manifestazioni. Ho sempre creduto che le cadute del nostro viaggio attraverso la vita siano inevitabili, ma ricordo anche che non è chi cade nell'acqua ad annegare, ma chi vi rimane immerso. Questo stesso messaggio di superamento delle avversità e di gratitudine di fronte alle avversità è un filo conduttore della musica del gruppo americano Imagine Dragons, il popolare gruppo pop rock, è in giro per il mondo con il suo Mercury World Tour e ha tenuto il suo primo concerto nel vecchio continente a Sofia, capitale della Bulgaria. Da lì sono partiti per la Danimarca, seconda tappa del loro tour europeo.
Raramente ho potuto apprezzare uno spettacolo di tale portata, organizzato con una storia, con una propria narrazione. Le canzoni sono state infilate l'una nell'altra per dare corpo alla narrazione, dove le emozioni più varie, come la rabbia, la tristezza e la gioia, sono state messe in sequenza di fronte alle domande poste dalle miserie della vita, come il crush sulla guerra, Fall Age, separazione coniugale, Demons, depressione psichica ed emotiva, o Bileiva, il dolore come motore per la creazione e la lustrazione di un essere umano migliore. Una sequenza che allude al titolo scelto dalla band per il loro concerto, Mercury, da Mercurial, per esprimere gli estremi alti e bassi della vita, dove ogni emozione ha un posto e dove l'obiettivo è quello di raggiungere la pace mentale di fronte alle domande senza risposta, perché la vita è in fondo un dono bellissimo a ogni essere umano e il mondo intero per un altro o altri esseri che camminano sulla terra. La sensibilità della band americana è stata ancora una volta presente nel loro affidamento e nelle confidenze rivelate, come la depressione da Dan Reynolds, cantante della band, raccontata da lui stesso davanti a un pubblico di circa 50.000 persone. Le sue parole sul nome della città di Sofia e della terra bulgara, o sulla luna piena che brillava sul cuspide celeste, a cui Dan ha dedicato una strofa di una canzone cantata tanto tempo fa. Il concerto è stato aperto dalla rock band inglese Soft Play, un duo che si è già esibito ai concerti di Prodigy, Case Bane e Jenny Tse, Wolf and Alice. Muchas gracias a todas las personas que escuchan este programa de radio. Mi nombre es Juanjo García López. Vivo en la ciudad de Córdoba, España. Soy formador y gestor cultural. Me licencié en la Universidad de Córdoba de Filosofía y Letras, Geografía e Historia. Hice los cursos de doctorado. Soy investigador artístico y fundador de la plataforma digital de arte y cultura llamada proyectogarlo.com. Desde el año 2019. A raíz de iniciarme en el mundo de la pintura, recibiendo clases, vi la necesidad de informar, promocionar, visibilizar y gestionar esta plataforma, donde el arte esté presente, hablando de exposiciones, noticias de arte, eventos, biografías de artistas de todo el mundo, proyectos culturales, viajes artísticos, residencia artística, en resumen. Acerca del arte en proyectogarlo.com. Actualmente desarrollamos actividades creativas en sitios culturales de la ciudad de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En concreto, en el Palacio de Viana, que es una casa señorial compuesta por 12 patios y un jardín, gestionada por la Fundación Cajasur, que lleva más de 40 años abierta al público para su visita. Y en otros sitios como el Córdoba Ecuestre, que es una entidad asociativa que cuida al caballo andaluz de pura sangre, realiza cursos de aprendizaje y desarrolla todas las noches un bonito y destacado espectáculo ecuestre, Pasión y Duende. En estos sitios comentados, creamos obras en todas las disciplinas artísticas existentes. En Proyecto Galo, el fundador, un servidor, realiza también talleres de art emoción en centros escolares y damos asesoramiento en redes sociales digitales. Uno de nuestros objetivos es visibilizar a artistas del mundo a través de ventanas del arte por países e ir generando una red internacional de apoyo a la cultura. Actualmente, Proyecto Galo está apoyando dos proyectos: la puesta en valor de la casa familiar del pintor Julio Romero de Torres como Museo de Córdoba, tanto en la acción de convocar a la ciudadanía a los encuentros del arte que se celebran en la Plaza del Potro, como creando la web familiaromerodetorres.com. Y el otro proyecto que apoyamos es el programa escultórico
Córdoba Esculpida, compuesto por 50 estatuas de 3 metros de altura en mármol blanco Carrara, realizadas entre los años 2003 y 2008 por el escultor cordobés Marco Augusto Dueña, que siguen esta estatua aún en Italia, Piedra Santa. Y el objetivo es que lleguen a la ciudad de Córdoba como emplazamiento definitivo. Y el segundo... Y por último, que me he liado, agradecer la participación a Cultura Channel de contar con este espacio de difusión cultural para todo el mundo. Gracias y un abrazo azul de mi parte. Allora, traduco per Juanco Se García López, alias Juanco. Grazie di cuore a tutte le persone che ascoltano questo programma radiofonico. Mi chiamo Juanco García López e vivo nella città di Córdoba, in Spagna. Sono un formatore e manager culturale, laureato in filosofia e lettere, geografia e storia, corsi di dottorato in storia dell'arte, ricercatore artistico e fondatore della piattaforma digitale per l'arte e la cultura, progettogarlo.com. Dal 2019, dopo essere entrato nel mondo della pittura artistica, ho sentito la necessità di informare, promuovere, rendere visibile e gestire una piattaforma in cui l'arte fosse presente, parlando di mostre, notizie d'arte, eventi, biografie di artisti da tutto il mondo, progetti culturali, viaggi artistici, residenze, in sintesi, approccio. L'arte su progettogarlo.com. Attualmente stiamo sviluppando attività creative in siti turistico-culturali nella città di Córdoba, patrimonio dell'umanità, nel Palacio de Viana, una casa padronale composta da 12 pati e un giardino, gestita dalla Fondazione Caja Sur, che è aperta al pubblico da più di 40 anni, e dal Córdoba Equestre, una entità che si prende cura del cavallo puro sangue andaluso, organizza corsi di apprendimento e sviluppa lo spettacolo equestre denominato Passion y Duende ogni sera, e in questi luoghi vengono realizzati dal vivo opere in tutte le discipline artistiche esistenti. In progettogarlo.com conduciamo laboratori di arte emozione nelle scuole e offriamo consigli sui social network digitali. Uno dei nostri obiettivi è rendere visibili gli artisti del mondo attraverso finestre d'arte per paesi e generare quindi una rete internazionale di sostegno alla cultura. Attualmente Progetto Garlo sta sostenendo la valorizzazione della casa famiglia Romero de Torres come il Museo di Córdoba, sia nell'azione di convocazione dei cittadini agli incontri d'arte in Plaza del Potro, sia nella creazione del sito web familiaromerodetorres.com. Progetto Garlo sostiene il programma di scultura Córdoba Esculpida, composto, pensate, da 50 statue alte 3 metri in marmo bianco di Carrara, realizzate tra il 2003 e il 2008 dallo scultore cordovano Marco Augusto Dueñas, che si trovano ancora opere a Pietrasanta, cioè in Italia, dopo il loro arrivo alla città di Córdoba come sede definitiva. Progetto Garlo ringrazia Cultura Channel per avere questo spazio di diffusione culturale per il mondo intero. Grazie, un abbraccio azzurro da Guangco. Ed ora la parola a Rosario Morales Vargas. Buenas noches, soy Rosario Morales Vargas, radico en México y soy española, poeta y abierta a los cambios. Hoy les voy a hablar del tema que aboga: inteligencia artificial. Entre lo que somos y seremos, siempre estaremos en cambio activos e intelectual. Estamos llegando a ser un minotauro, mitad hombre, mitad mitología, una especie de pronóstico en el tiempo, a través de ciencia y arte, en continuidad, carrera tecnológica. El hombre, desde sus inicios, pareciera
buscar la matriz de donde procede. La especie pensante avanza en tecnología desde sus inicios, induciéndonos poco a poco al cambio. El hombre siempre juega y manipula la tecnología dentro de sus sistemas aplicables, ciencia, herramientas e ingenio. Nos hemos ido educando sobre las distintas etapas de la vida. Todo queda dentro de luces, escrúpulos y éticas humanas. La metodología ha estado siempre activa a mayor o menor escala. Comencemos a preparar la mente aceptando pasado, presente y futuro, porque estos tres tiempos siempre van de la mano en el triángulo evolutivo. La cuestión es cómo aplicar este avance sin olvidar que la naturaleza también tiene voz y voto. Nuestros acaparamientos sobre las cosas se amplían, quedando y queriendo abarcar el todo. Aún no es hora. Tal vez necesitemos inteligencia artificial para archivar inquietudes augurando los pasos a seguir. Desde hace años se ha dicho en escritos, en libros, por medios, que la inteligencia artificial entrará en vigor hasta el año 2040. Para dichas fechas, ¿estaremos aptos para educar tecnología y mentalmente a los niños? ¿O ya lo estamos induciendo a través de los programas que hoy manejan? ¿Estaremos aportando la seriedad que en el tiempo amerita? Miremos la vida con respeto y abracémosla y no la agrademos. La evolución tecnológica está en puerta. Se las dejo en punto suspensivo porque este tema es mucho más amplio. Muchísimas gracias, Cultura Channel, por dejarme formar parte de vuestro grupo. Gracias. Y que la vita siga adelante. Muy agradecida. Ringraziamo Rosario Morales Vargas e adesso lasciamo la parola ad Anna Giordano dall'Italia per la traduzione del testo appena pronunciato da Rosario. Grazie Anna. Buonasera, sono Rosario Morales Vargas, spagnola, residente in Messico, stilista in pensione, dipendente dalla scrittura e aperta ai cambiamenti. Oggi parlerò dell'argomento in voga intelligenza artificiale. Tra ciò che siamo e ciò che saremo. Saremo sempre in cambiamento attivi e intellettuali. Stiamo diventando un minotauro, metà uomo, metà mitologia, una specie di previsione del tempo attraverso la scienza e l'arte. Siamo in una corsa tecnologica continua. L'uomo, fin dai suoi inizi, sembra cercare la matrice di cui proveniamo. La specie pensante è avanzata nella tecnologia sin dal suo inizio, a poco inducendoci a cambiare. L'uomo gioca e manipola sempre la tecnologia all'interno del suo sistema, applica strumenti e ingegno. Ci siamo istruiti sulle diverse fasi della vita. Tutto resta tra luci. Scrupoli ed etica umana. La metodologia è sempre stata attiva su scala maggiore o minore. Iniziamo a preparare la mente accettando passato, presente e futuro. Questi tempi vanno sempre di pari passo nel loro triangolo evolutivo. La domanda è come applicare questi progressi senza dimenticare che anche la natura ha voce e voto? Il nostro accaparramento di cose si espande volendo inglobare tutto, ma non è ancora il momento. Forse abbiamo bisogno dell'intelligenza artificiale per archiviare le preoccupazioni, prevedendo i passi da seguire. Da anni si dice e si scrive che l'intelligenza artificiale entrerà in vigore entro 2040. Fino a quella data,
Riusciremo ad educare tecnologicamente e mentalmente i bambini oppure sono già indotti attraverso i programmi che gestiscono oggi? Contribuiremo con la serietà che il cambiamento merita? La rivoluzione tecnologica è alle porte. Alle domande lascio come risposta i puntini sospensivi. A buon riflettere. Ringrazio da parte mia la Cultura Project e tutto lo staff, l'organizzazione di questo programma meraviglioso. Grazie, buonasera. Ringraziamo Rosario Morales Vargas per il suo intervento e Anna Giordano per la traduzione. Adesso lasciamo la parola ad Anna per parlarci delle sue attività culturali. Anna Giordano dall'Italia. Buonasera, mi chiamo Anna Giordano, professo l'arte della scrittura e la poesia. Vivo in Liguria, Italia. Sono penna dipendente e subisco volentieri trasfusioni ed emozioni in vena poetica. Applico la terapia del racconto per sanare la febbre della scrittura che si manifesta con attacchi notturni e diurni, provocando in me un piacevole trasporto che colma le lacune della mia anima. Scrivo racconti, romanzi, poesie, aforismi, corti teatrali, fra l'altro anche in lingua napoletana, traduco poesie in italiano e francese per gli amici di Cultura Project e Senza Frontiere. Inoltre scrivo recensioni musicali, gestisco il mio blog personale in cui si possono leggere articoli, racconti, aforismi, pensieri, recensioni, riflessioni e tutto ciò che concerne la scrittura. Ho un canale YouTube dove pubblico i miei video poesie in parte prodotti da me ed altri prodotti da un altro canale YouTube di Domenico Hernandez che pubblico anche sul mio blog Spot Anna Giordano. Alcune mie poesie in francese sono state musicate dal maestro Alessandro Cusatelli per un'opera di musica da camera dal titolo Floraison Sinueuse e un'altra poesia per una composizione dal maestro Santino Caro dal titolo Pur. Attualmente sto registrando alcuni dei miei racconti per farne degli audiolibro. Ho da poco terminato un romanzo e ne sto scrivendo un altro. Allo stesso tempo continuo a scrivere poesie e racconti. Partecipo al progetto di Cultura Project e alla trasmissione Senza Frontiere perché credo nella forza collettiva per promuovere l'arte che è cultura. Questo per uno scambio tra validissimi artisti che possono avere una maggiore opportunità di farsi conoscere attraverso il nostro operato collettivo e farsi strada in tutta libertà, spendendo solo ed unicamente il proprio tempo per permettere in evidenza le proprie qualità artistiche a costo zero. Cultura Project è una mano tesa a tutti gli artisti in nome della cultura, un progetto al quale invito tutti a prendervi parte, artisti di tutto il mondo e senza frontiere. Buenas noches, mi nombre es Ana Giordano, profeso el arte de la escritura y la poesía. Vivo en Liguria, Italia, soy adicto a la pluma, me someto voluntariamente transfusiones de emociones en vena poética. Aplico terapia de la narración para sanar la fiebre de escribir, che si manifesta con attacchi notturnos e diurnos, provocandomi un placentero trasporto che llena lo vacíos de mi alma. Escribo cuentos, novelas, poemas, aforismos, cortos teatrales, entre otros también en lengua napolitana, traduzo poemas en italiano y en francés para los amigos de Cultura Project Sin Fronteras. También escribo reseñas musicales, administro mi blog personal donde puedes leer artículos, relatos, aforismos, pensamientos, reseñas, reflexiones y todo lo relacionando con la escritura.
Tengo un canal de YouTube donde publico mis videocámaras, en parte producidos por mí y otros producción por otro canal de YouTube de Domenico Hernández, que también publico en mi blogspot Anna Giordano. Algunos de mis poemas en francés fueron musicalizados por el maestro Alessandro Cusatelli para una obra de música de cámara titulada Floraison Silvieuse, y otro poema para una composición del maestro Santino Cara titulado Pur. Actualmente estoy grabando algunos de mis cuentos para hacer audiolibros. Acabo de terminar una novela y estoy escribiendo otra. Mientras tanto sigo escribiendo poemas y cuentos, participo en el proyecto Cultura y la transmisión de Sin Fronteras, porque creo en la fuerza colectiva para promover el arte, que es cultura. Esto para intercambio entre artistas muy válidos que puedan tener una mejor oportunidad de darse a conocer a través de nuestro trabajo colectivo y abrirse camino con total libertad, dedicando única y exclusivamente su tiempo a resaltar sus calidades artísticas. Sin costo alguno. Cultura Project es una mano tendida a todos los artistas en nombre de la cultura. Un proyecto en que invito a participar a artistas de todo tipo y de todo el mundo y sin fronteras. Grazie Anna Giordano, e adesso abbiamo con noi Sofia Calvo dal Perù, quindi da Lima, dalla capitale, avvocato, designer, inventrice. Ora dediamo la parola a Sofia Calvo. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Los saludo desde América Latina, Perú. Mi nombre es Sofía Calvo y vivo en la ciudad de Lima, Perú. Soy diseñadora de producto, abogada, diseñadora de modas, inventora con múltiples patentes y directora de una revista The Designer Perú, con sede en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Mi proyecto consiste en ir tejiendo redes internacionales para los artistas, teniendo el apoyo de Cultura Channel, Proyecto Garlo, The Designer Perú, The Designer Suecia, The Designer Dubai y el blog de Anna Giordano. El proyecto consiste en agrupar a los artistas, visualizarlos y visualizar sus obras gratuitamente. Crear una OAU, Organización de Artistas Unidos, para poder empoderarlos creando una cadena y mostrar al mundo lo valiosos e importantes que son, promoviendo intercambios culturales y creando conciencia de lo importante que son nuestras culturas y nuestras raíces. Agradecer a Cultura Channel por esta oportunidad y agradecerles a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Grazie, grazie Sofia. Adesso Anna Giordano tradurrà il testo di l'intervento di Sofia Calvo. Buonasera, mi chiamo Sofia Calvo, vivo nella città di Lima, Perù. Sono una designer di prodotti, avvocato, stilista, inventrice con numerosi brevetti e direttrice della rivista The Designer Perù, con sede nella città di Stoccolma, in Svezia. Il mio progetto consiste nel tessere reti internazionali per artisti, con il supporto di Cultura Channel, Progetto Carlo, The Designer Perù, The Designer Sweden, The Designer Dubai e il blog di Anna Giordano,
Il progetto consiste nel raggruppare gli artisti, visualizzarli e visualizzare gratuitamente le loro opere. Ho creato la AOU, Organizzazione di Artisti Uniti, per dar loro potere, creando una catena e mostrando al mondo quanto loro siano preziosi e importanti, promuovendo scambi culturali e creando consapevolezza di quanto siano notevoli le rispettive culture e radici. Grazie al progetto Cultura che mi ha permesso di potermi esprimere. Buonanotte. Allora, carissimi amici, grazie a tutti voi. La nostra trasmissione puntata di Senza Frontiere è giunta al termine. Vi ricordiamo che trasmettiamo tutti i giovedì e che tutti voi potete partecipare ai nostri progetti e alla nostra trasmissione. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Queridos amigos, nuestra emisión de Sin Fronteras ha llegado a su fin. Les recordamos que transmitimos todos los jueves y que todos ustedes pueden participar en nuestros proyectos y en nuestra transmisión. Gracias por escuchar y adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. Buonanotte. Grazie, grazie. Buonanotte, ricordo.